E noi non ci resta altro che ringraziare il Presidente per la scelta che ha fatto nella provincia di Crotone per utilizzare la nostra sila, quindi la sila crotonese, al villaggio Bafa per campo sportivo e il Brigante al villaggio Palumbo. Ringraziamo, è stato un ottimo ritiro, noi ci siamo trovati bene, ringraziamo il Presidente, ringraziamo la società, ringraziamo il mister e tutti i ragazzi che sono stati veramente in gamba e quindi ci siamo trovati benissimo. Mi auguro di poterli avere il prossimo anno, di poter continuare in questa esperienza positiva che ci fa felice. Un po' noi crotonesi che tifiamo il Crotone e speriamo che portiamo fortuna al Crotone per salire in Serie A nel prossimo anno. Ma certamente, io dico subito, ci siamo trovati bene da subito con i ragazzi e con lo staff della società del Crotone e quindi è stato facile, diciamo, lavorare per noi e penso pure per loro che si siano trovati bene, visto le dichiarazioni che hanno fatto e quindi ciò ha fatto sì che noi diventassimo felici per quanto riguarda l'ospitalità del Crotone, la nostra squadra, diciamo, del cuore e che possa essere ancora in un prosieguo ancora di continuare di vederci, di ospitare il Crotone. Beh, per noi è stato un onore avere a Villaggio Baffo il Crotone, perché ci ha dato la possibilità di migliorare anche la struttura, di migliorarci noi nell'offrire i servizi che abbiamo offerto e siamo contenti che, insomma, i risultati siano stati positivi. Sì, il 2001, se non erro, è stato inaugurato dal Crotone, che all'epoca era in Serie C, è stato l'anno che poi è salito di categoria e è andato per la prima volta in Serie B. E quindi poi da allora, diciamo, c'è anche il detto che il campo sportivo porti questa fortuna di salire di categoria. Speriamo che succeda anche quest'anno con la risalita in Serie A. Beh, sapere che il Crotone si è trovato bene c'è un motivo in più per cercare di migliorare le strutture sempre. Insomma, portarle sempre all'avanguardia e offrire dei servizi sempre migliori. Qua c'è sempre stata, diciamo, la grande famiglia, no? Anche il Crotone ne ha fatto parte inaugurando la struttura e ne siamo sempre grati a loro per tutto. Diciamo che siamo tutti una grande famiglia.